Era il confronto più atteso e l'adrenalina era palpabile. Fin dalla vigilia della trasmissione, Matteo Bracciani da una parte e Alessandro Ghinelli dall'altra non si sono risparmiati, tenendo fede alle attese della vigilia del caffè bollente dedicato al ballottaggio. Un confronto in crescendo che ha raggiunto anche momenti di grande asprezza, ma che ha avuto il merito non trascurabile di restare ai limiti della correttezza reciproca. Insomma, se qualcuno temeva la rissa, questa non c'è stata, ma di stilettati i due contendenti per lo scranno più alto di Palazzo Cavallo se ne sono dati nell'arco dei 100 minuti e passa della trasmissione. Una bella dimostrazione che la politica può offrire lo spunto per appassionare la gente ben lontana dallo spettacolo indegno che sta offrendo da altre parti. Ghinelli ha ribadito la originalità della sua scelta, mentre Bracciali ha sottolineato tutti gli elementi innovativi della sua proposta. Il candidato del centrosinistra ha confermato il rapporto di collaborazione con Enrico Bondi, mentre Ghinelli ha annunciato il filo diretto con Vittorio Sgarbi nel ruolo di possibile ambasciatore di Arezzo nel mondo. La presenza di Vincenzo Ceccarelli per Bracciali e Stefano Mugnai per Ghinelli ha allargato la tematica del duello, portando in primo piano la polemica sul riordino sanitario e sul rapporto con la regione, mentre la parte politicamente più dura è stata quella relativa all'inceneritore che ha incattivito la contesa. Alla fine tutti soddisfatti, ma entrambi sanno bene che quello che conta sarà il responso delle urne.